Allora, primo brand beauty, ragazzi, FaceD. Sono venuta a trovare gli amici di FaceD perché tutte queste boccettine, lo sapete che siamo tutte maniache del contagocce, la boccettina, poi loro curvi, guardate, ci hanno messo tutte le provettine, lo sapete che siamo tutte uguali e che davanti a ste robe non si resiste. Che cos'è? Acido ialuronico purissimo. Bene. Che non ci piace. Che non ci piace per niente, non solo i soliti tre pesi molecolari di acido ialuronico di FaceD, qua ne abbiamo quattro. Bene. Perché non ce ne bastavano tre, noi vogliamo sempre fare di più. Quattro pesi molecolari, quindi alto, basso, bassissimo, e un peso molecolare cross-linkato, un acido ialuronico cross-linkato. Cosa significa? È un acido ialuronico in cui le molecole sono maggiormente interconnesse l'una con l'altra, e questo fa sì che le molecole siano più piene e l'acqua venga maggiormente ritenuta dal nostro corpo. Scusatemi, mi ci piace. Ragazzi, sapete cosa vi dico? Sapete che ho iniziato il dermaroller, no? Cioè ieri è andato online il video, però non so quando voi vedrete questo video, ma comunque rispetto a oggi, ieri è andato online il video sul dermaroller. E tutte mi avete detto, Silvia, dopo il dermaroller devi andare di acido ialuronico come se non ci fosse un domani. E quindi, insomma, ecco, questo è uno dei prodotti sicuramente in pole position, ci piace tantissimo, ecco, grazie a FaceD. Allora, ragazzi, highlighter. Sì. Farsali. Farsali, ovviamente conosciamo già lo Unicorn Essence, insomma, questi sono prodotti che già conosciamo, ma vedo delle new. Ari is the founder. Ok. And then sì, sì, he's married to the vlogger with Farah Dukai. Okay. So he wanted to have less steps on the makeup, on the routine. So Farsali as a core says it's a mixture of skincare and makeup. Okay. And that's why he launched the primer with the primer with antioxidant effect, and the elixir with the, yes, with the hydrating properties. And now the highlighter, it's a very interesting formula, it's an innovating formula, because you do have this jelly texture. And then it dries out. You have to spread a little more because you can have different, you can modulate. Ecco, così vedete che l'ha spalmato lei giustamente. Eliza. So you can modulate the effect by either doing as a makeup. Okay. So you can use it as a foundation, as a primer. Okay. And you have all the effects that if you add, either you use it directly alone, or you as a makeup with a swipe. Or you can mix with the unicorn. So the unicorn as a glow, it makes a glow or whatever. And if you want to put in the body, you can also use with the drops, the tears from the elixir, so that you can hydrate at the same time. And you can adjust the results. So it's very interesting. Grazie. Siamo esclusivi da Sephora. Ok. Quindi brand che sarà in esclusiva da Sephora. Ovviamente maschere come se non ci fosse un domani, eccole qua. Cosa ci racconti delle maschere? Allora, queste maschere sono secche, 100% secche. Come mai? Perché tutto quello che abbiamo non ci devi mettere niente, no acqua, non glicerina, niente. Ok? Allora, con il calore della pella e il pH della pella, la formulazione è attivata. Cioè, quindi questa è così come la troverò dentro? Esattamente. Ragazzi, sembra una maschera, giustamente, che voi dite si è seccata, invece è così. È così. No, vabbè, sono curiosissima di provarle. Sapete che io sono una maschera addicted. Abbiamo la Brighten, quindi l'illuminante. Questa sarebbe un anti-age, ok, è idratante. Questa invece era illuminante, rivitalizzante, poi purificante, anti-pollution e detossificante. Quindi tre tipologie di maschere. Vedete? You need to go dry and here's why. E qua spiega il perché. Esattamente.
Molto curiosa, ne parleremo sul blog, ragazze, perché questa è una novità nel mondo delle maschere, non si era mai visto. Grazie mille Patchology, che è un brand che sapete che insomma fa patch maschere. Ovviamente già dal nome si era intuibile. Abbiamo i flash patch, quindi sono dei patch per gli occhi che dovrebbero essere la novità, con caffeina, collagene idrolizzato e acido ialuronico. Eccoli qua, all'interno della confezione ovviamente lo trovate così, e sono dei patch per gli occhi. Novità di Tangle Teaser: molte non amano la spazzola senza il manico, ma ovviamente ci hanno ascoltato e accontentato, ci hanno fatto il manico, per cui trovate anche la The Wet Detangler, eccola qua. Rexaline, sapete, fa sempre delle creme molto performanti, vediamo cos'è questa, andiamo a scoprirla insieme. Dice B Serum Architect Visage, è un siero, quindi rassodante e sculptante, insomma ridefinisce i tratti del volto, se non ho capito male, e anti rughe ovviamente. Sono da Skin Food, in questo caso abbiamo delle maschere rassodante e lisciante, levigante, una al caffè, eccola qua, e l'altra al miele e senape, grazie mille. Che caratteristiche hanno? Ho detto bene, una è più levigante, una è rassodante. Questa è anche illuminante e idratante, okay, grazie al miele e alla senape invece, che ha un effetto lenitivo. Ok, non avevo mai sentito la senape effettivamente utilizzata. Il miele sì, però anche un effetto scrub grazie alla nocciola di albicocca. Ok, vuoi aprirla? Ah, quindi la possiamo aprire e vedere, eccola. Infatti ha dei granulini, ragazze. Eccoci, siamo da Glam Glow. Allora abbiamo la giallo, è il mio colore preferito. Giallo e viola. Giallo e viola, ok. Perché la texture della nostra nuova maschera, che si chiama Instamad, okay, ha questa texture molto distintiva. Se vuole la andiamo a provare. Aspetta che, sai cosa faccio? Io mi metto qua perché siamo in controluce, invece okay, così vedrò tutto. Ok, okay. Vuole provarla direttamente sulla pezzi? Vediamo. Ha questa texture che innanzitutto è viola. Si va a picchiettare, non a strofinare la formula. Si attiveranno queste micro bolle che a breve vedremo. E in soli 60 secondi abbiamo la pelle perfetta. Okay. Quindi i pori saranno minimizzati, la texture della pelle sarà più uniforme. Perché pelle sarà indicata, quindi pelle leggermente grassa? No, in realtà per tutte le pelli. Perché all'interno l'argilla dentro il caolino, che ha un'azione purificante, certo, però al contempo ha estratti di aloe vera, la radice di quirizia e la mela, che okay, hanno comunque questa peculiarità di andare comunque a rendere la pelle morbida. Non ha un'azione. Ma vedete che sta reagendo, sta facendo un po' le bollicine. Esatto. Eh sì. Quindi andiamo a rimuoverla. Si dovrebbe rimuovere con acqua tiepida. Sì, però, certo, adesso qua ci aggiustiamo, diciamo. Esatto. E può sentire subito, ma anche si vede, è visibile proprio come i pori della pelle siano meno visibili. Ok. Sì. Quindi questa, esatto, è la novità. Glam Glow Instamad, 60 secondi di posa ed è un trattamento, diciamo, che riduce la visibilità dei pori, in sostanza questo. È pre-make-up. Pre-make-up, perfetto. È super instagrammabile. Sì, ma poi pre-make-up, perché 60 secondi, ragazze, è l'ideale. Cioè, se no non abbiamo magari, all'ultimo momento quando ci trucchiamo, è difficile magari potersi ritagliare anche più tempo. Grazie mille a Glam Glow. Siamo da Kaolion, sapete che di recente ho provato la Pore Pack 02 mask on my face. I try in this week. But can you wait for me? Because maybe there is an interesting video that you can do. Powder, massage peeling gel from Kaolion. Okay. Basically it's a peeling stuff, however it's very special because it is a jelly texture. Once you spread it on your face,
it turns into water. Why water? Because it is providing hydration into your skin so that it minimizes the side effect of the peeling, such as redness or dryness. So with this water, you leave it for 1 or 2 minutes, but we don't have time right now, so I'll just blow it. Okay. Then let's try what happens. You see that the cellulite is like falling off? We didn't wait for 1 or 2 minutes, so it's not very like seeable. However, quindi la massaggia dopo che si è asciugata, avete capito, quindi, no? Ed è un esfoliante, pulisce molto bene i pori. Ok. And I told you it gives a hydration. So this scent I tried like so many times today. The scent I didn't for the comparison. And if you look at it here, this scent looks better. Yeah. Okay, thanks. Goodbye. Allora ragazzi, sono da Tony Molich, lo sapete, il Pore Crack, che è il mio trattamento, quello che adoro, che vi ho fatto vedere un sacco di volte, il mio polpo, hanno fatto anche il cleanser. Quindi questo è praticamente il trattamento per pulire la pelle, quindi un gel detergente. Ma adesso la novità è il gatto. Cioè, sul gatto proprio cado stecchita, piena di cuoricini che mi fuoriescono da ogni dove, perché adoro i gatti. Ed è una night mask, è una day cream e c'è anche il contorno occhi. Eccoli qua. Ah, quanto è bella! Quindi crema idratante, glowing stick, e poi questa dovrebbe essere la sleeping mask. Ok, ma questo è questo? Ah, ok, quindi questo qua è l'eye contour. Quanto sono belli! Ragazzi, siamo da Dr. Jart. Guardate che bello! Quest'anno mi vogliono far commuovere, perché il giallo io lo amo, quindi guardate qua, i pinguini. La linea è Ceramidine. Una formula con 5 ceramidi a multilivello, multistrato. 5 ceramidi multilivello, ci piace la cosa. Siamo ceramidi molto 2, 3, 4, 6. Ok. Ah no, proteggere la pelle, ripararla, prevenire la dispersione di idratazione, la rinforzano proprio, quindi abbiamo una pelle che è il nostro scudo quotidiano, il nostro scudo contro le aggressioni, che è molto più forte. Ok. Quindi siamo più protette anche noi. Target? Per l'età intendo dire non ce l'ha. Target, perché questo a seconda della tua pelle. Ok, rinforza la tua pelle. È molto disidratata. Ok. Quindi anche una ragazza giovanissima, vai fuori freddo, il gelo che ti serve. Certo. La pelle, devi usarlo. Quindi anche un bambino. Veramente sono prodotti, sono stati testati. Abbiamo il siero idratante. In fase reattiva. Il tonico idratante, il burro corpo. Dermatologi coreani che lavorano nella, che la crema di super idratazione e la maschera. Quindi maschera, sì. Crema di super idratazione, siero, tonico idratante e burro corpo. Sì. Quanto ci piace il pinguino? Sì. Ci piace da morire. E questo infatti richiama un po' la linea, cioè quindi quando arriverà in autunno. So che adesso voi state vedendo ste novità e state bramando l'estate, ma ricordatevi che questo è Sephora Fall 2018, ragazze, quindi questa è, cioè, pinguino, il freddo. Fresca. E ovviamente la vitamina C è un prodotto non solo illuminante, ma anche ritesterizzante, protettivo, eccetera. Un po' l'arma vincente contro qualsiasi problematica della pelle, la vitamina C. Il secondo prodotto è Ginseng, contorno occhi, in un nuovo formato. La linea è storica, super famosa. Allora, il contorno occhi esiste già, ed è la stessa identica formulazione. Questo pack, però, è il pack che abbiamo creato per il ritocco fresco. Ah, ok, quindi è un nuovo
pack, perché l'altro è il vasetto di Kumale. Sì, rimane comunque in vendita ovviamente, semplicemente uno è un formato un po' più da camera, certo. Questo invece è il formato da borsa, okay. Essendo un contorno occhi che puoi usare anche dopo il make up, quindi per illuminare, perché illumina otticamente, quindi va al posto dell'illuminante, è un prodotto che abbiamo deciso di creare anche da borsetta in virtù anche dell'estate, certo. Che sta per arrivare. L'uscita è stimata per luglio-agosto 2018. Perfetto. L'ultimo prodotto è questa qui, già presente nei nostri negozi e assoluta numero uno tra le maschere negli Stati Uniti, Clear Improvement, la nostra maschera purificante al carbone. È uno dei prodotti più venduti anche in Sephora Italia ed è il nostro prodotto signature, quindi il nostro prodotto firma. Per noi è un pilastro ed è per l'appunto una maschera purificante con tre punti neri e pori dilatati. Abbiamo arricchito questa formulazione del miele fermentato, che è un prodotto non solo idratante e nutriente, ma è anche un prodotto lenitivo. Posso aprirla? Assolutamente, e ti invito anche ad annusarla, perché avendo solo gli essenziali all'interno, gli essenziali ci piace moltissimo. È veramente meravigliosa, tra l'altro questo finish pearlescente che è veramente bellissimo. Si sente proprio il miele all'interno. Si sente moltissimo il miele, ma cioè proprio si sentono entrambi, miele, ma si sentono gli oli essenziali, che sono due cose che adoro. Sapete che io non amo gli odori alimentari, tranne il miele, la mandorla e poco altro, quindi molto buona. E si asciuga secca o rimane morbida? Allora, questa qui si asciuga, ma in maniera molto delicata, okay, in realtà, perché la texture infatti è creata proprio per anche quei clienti che hanno una necessità anti-age, una pelle eccessivamente secca, disidratata, però che hanno bisogno di purificare. Perfetto. Questa maschera è una novità assoluta. Perché io una volta alla settimana, ma anche le persone che mi seguono che hanno un po' il mio target d'età, usiamo ovviamente dei purificanti, ma ragazze, come dico sempre, se tirano troppo, se asciugano troppo secche, devo utilizzare una termale per tenerla un po' umida, perché mi spacca la pelle. Guarda, ti dico anche che Origins ha creato il primo primer per maschere esistente sul mercato, quindi è un prodotto a base di sodium hyaluronate e acido ialuronico che trovi già nei negozi Sephora, ed è un prodotto che vai a vaporizzare, ha uno spray come erogatore, vai a vaporizzarlo prima delle maschere, non solo quelle di Origins ma anche quelle di tutti i brand, quindi qualsiasi mascherate a piaccia, anche quelle in gel, anche quelle in tessuto. Ma è interessantissima sta roba. Lo vai a vaporizzare sul viso, lo pressi in maniera tale che il sodium hyaluronate è un attrattore di idratazione, certo. Quindi non solo mantiene il tuo film idrolipidico a ben attento, ma riesce anche proprio a coadiuvare l'azione della maschera. Super. Quindi è perfetta per qualsiasi tipologia di maschera, escluse le peel off ovviamente, certo, perché hai bisogno della pelle, certo, asciutta, ma non credo che il tuo tipo di pelle si sposi con una peel off. Questa invece, che magari l'avevi già detta, però adesso io sono arrivata un po' in ritardo. Questa è la Dragon Fruit ed è una maschera in limited edition, vincitrice di un contest che abbiamo organizzato in collaborazione con Sephora, ed è per l'appunto una maschera illuminante ed esfoliante a base di frutto del dragone ricchissimo di vitamina C. La vitamina C ovviamente è un tuttofare, antiossidante, perfezionatore di età, va proprio a risvegliare la pelle nel suo stato di luminosità naturale. All'interno trovate anche il guscio di noce come esfoliante, quindi è una maschera in gel freschissima che applicate sul viso, lasciate 10 minuti, anche qui l'olio essenziale è straordinario, quasi frizzante quando lo andate ad annusare, perché l'esperienza sensoriale è molto importante per Origins. Quando la andate ovviamente ad applicare sul viso, 10 minuti, rimane comunque molto morbida, in gel proprio sembra un sorbetto. Quando la andate a rimuovere con un pochettino di acqua, ovviamente la rimuovete con movimenti circolari, vi dà anche a sfogliare la pelle e poi la risciacquate. Perfetto, grazie mille anche. Prego, Origins. Grazie a voi. Quindi siamo da Herborian, ragazze, quindi una CC Red Correct contro i rossori. Perfetto, quindi con l'inverno arriverà il freddo, i rossori, boom, esplodono. Infatti vedete, abbiamo la sirena in caso di emergenza, CC Red Correct. Perfetto. Vari colori? Uno solo. Quindi non è colorata? Si adatta, ok. Quindi è verde, che è il colore che copre i, certo, rossori. Certo, ruota dei colori. Esatto. E poi vedi, quando si applica diventa beige. E si adatta al colore. Esatto. Ecco. Quindi chi ama una coprenza, diciamo non coprenza, ma un'uniformità, un prodotto che aiuta a uniformare, illuminare, annullare i rossori che si hanno, può assolutamente provare questo tipo di prodotto. Ho trovato un profumo per corpo, capelli, cuscino, che è praticamente un'acqua profumata con poi la loro Brazilian Boom Boom Cream, famosissima, che è la loro
crema per il boom boom al guaranà. E poi appunto c'è anche un mini kit con lo shower gel e la mini size della Google Cream. Olio secco, secco. Questo invece è un olio secco, ok, quindi abbiamo oltre che qualche novità, abbiamo anche qualche novità di stagione, ragazze, oltre che autunnale. Bello, glow oil, mi piace tanto questo. Ah, due colorazioni, bronze e sunset. Copacabana e Ipanema. Sì, sì, sì. Grazie. Yes. Ingredient of moisturizing balm in it. For dry skin, for, for dry skin, yes. Okay. And what's interesting is that there's a two steps. So first step is a cleansing form. So okay. Here you can see it's a small sachet with the cleansing form. There's 2 milliliters inside. Yeah. And second... Cleansing? Cleansing form, okay. Yes. So second step is a sheet mask. Okay. So it has this sheet mask inside. And third step is a moisturizing balm, this cream. Okay. So with one product, you can finish all skincare routine. And when you go to traveling, you just need one product. You just need to put this one in your bag. And that's it. Yeah. And so this one is a sheet mask. And this is the fabric simple, so it's wet already inside with essence. And you can see there's some dots, right? Okay. This is a cotton seed. Because semi di cotone, cotton seed. Cotton seed, yes. Okay. Because it's 100% natural cotton. So that's why there's some this natural seed. And it's a bleaching. So strange. Yeah, normally what you see is a sheet mask is very, very white, right? Because most of them use the bleaching, which is not good for your skin. But this one is natural. Allora, sono da Juice the People e questa dovrebbe essere la novità di stagione alle bacche di goji e açaí che abbiamo qua ovviamente. Si chiama Maki Yu Açaí Prickly Curl Goji. È appunto un olio illuminante e irritante al superfetti. Ah, pera ragazze, non perla, avevo sbagliato, scusate. Dopo aver pulito la pelle, applicare 2-3 gocce sulle mani e poi pressare appunto sulla pelle. Frank Body invece presenta il Cherry Bomb Lip Scrub, che è appunto uno scrub labbra. Eccolo qua. Con dei granulini. E poi c'è anche questo Shimmer Scrub, esfoliante per avere una pelle luminosissima, gommage scintillante. Vediamo com'è. Da Bosch abbiamo ovviamente dei prodotti al carbone, la maschera in biocellulosa che minimizza i pori appunto al carbone. Eccola qua. Poi abbiamo il Charcoal Spot Corrector. I just wanted to write the brands that I represent. Okay. Frank Body. Used to the People. Mm-hmm.
lotion. And I can send you also all the last editorials we have done. Everything. So we can collaborate. Eccomi qua, novità Sephora, abbiamo varie maschere, sono venuta a sbirciare la Bubble Mask, detto Sinante, una maschera con effetto bolle, però non mi sembra, sì, è in tessuto, anzi sentiamo, ci mettiamo a ascoltare. Allora, come funzionano le nostre maschere? Abbiamo una polverina all'interno, abbiamo dei step per dosare l'acqua, vengono miscelate con la spatolina che troviamo dentro ogni maschera, messe sul viso, tenute massimo 10 minuti e si rimuovono in pilotto. Okay. Quindi sono molto molto pratiche, divertenti, si possono tenere anche da parte perché magari si vogliono riutilizzare, in frigo è perfetto. Ogni maschera... Anche una volta che l'abbiamo miscelata la posso esatto. tenere via? Sì, 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 la tieni in frigo, la riutilizzi in tempi diciamo certo, non biblici, esatto, esattamente. E sono tre gusti, tre ingredienti, tre effetti: il cocco ha un'azione lenitiva sulla pelle, il kiwi ha un'azione energizzante, mentre il carbone ha un'azione detossinante. E poi hanno un odore bellissimo, sì. Poi ho visto anche la Bubble Mask, mi incuriosisce tanto, ma fa le bolle sul tessuto? Esatto. Ma dai! Il strato di spirulina fa le bolle, quindi da questo friccicolino sul viso non c'è più tossinante. La primer mask è fighissima perché in soli 3 minuti hai una maschera in tessuto che prepara il viso a livello di idratazione. Pori minimizzati, levi gallerine, la togli e poi già bucati. Perfetto. E invece la Mod I Mask... Patch. Ah, scusami, vai. Estratto di argilla, un'azione purificante, certo. E di patch sono dei patch a base di acido salicilico, quindi vengono messi solo in perfezione, l'asciugano. Come vedi ci sono la variante divertente, ovviamente, e la variante invece senza disegnino, che è più sobria per uscire durante il giorno. Ma possiamo tenere su finché non si... Non si diciamo, sente. Distrugge l'nemico. Esatto. Grazie mille. Ragazzi, sono allo stand di Foreo, ovviamente Foreo, scusate, Luna, Play Plus, Foreo ovviamente, Uso, ed eccolo qua. Ti dico, ti faccio magari però insomma di Foreo UFO mi avete sentito parlare in lungo e in largo, quindi ovviamente in scheda vi lascio il video se non avete visto come funziona, come si usa, se non avete visto cosa ne penso. Ho fatto tipo tantissimi video in merito e sapete che lo uso e lo amo tantissimo. Ragazzi, se il video vi potesse far sentire il profumo che si sente qua dentro, saremmo già ad una fase evoluta della condivisione social, però purtroppo posso solo farvi vedere e non farvi sentire. Però adesso vi raccontiamo qualcosa, ovviamente. Ma tu ci racconti magari qualcosa, volentieri. Ok, questa è la collezione di Kilian, pensato per un consumatore giovane, organico. Okay. Qua giochiamo assieme, quindi puoi dirmi what's your kind of love? Qual è il tuo genere di amore? Un amore sweet, un amore fun, un amore hot, un amore sparkling? Hot! Hot! Lo voglio hot! Hot! Sto amore! Ok, allora, vediamo assieme questa nuova fragranza che si chiama Adults. Okay. Ma di fatto la fragranza racconta già una storia in sé, perché let's settle this argument like adults, okay, but in the bedroom naked. Okay. Quindi nel letto nudi, certo. Come fanno gli adulti quelli seri. Tutte queste fragranze sono fragranze gourmand, ma con una... Si sente subito, si sente, appena si sente. Entra non si ha alcun dubbio in Infatti merito. Sono fragranze che si assaggiano. Ok. Dovremmo cosa senti. Vediamo, indovinare cosa c'è. Diciamo che le immagini potrebbero aiutarti. Io sento Coca-Cola, sono pazza. No, qua abbiamo hot milk, quindi latte caldo. Perché? E io non sento latte caldo, che odio, avrei, vedi, perché il latte è l'unico cibo al mondo che... No, e abbiamo il latte di fico. Ma è possibile che io senta Coca-Cola nell'aria? Ci sia Coca-Cola nell'aria, perché c'è qua una fragranza che interpreta la Coca-Cola, che si chiama Bad Boys.
E qua invece mi hai detto latte e... latte di fico? Latte di fico... E latte caldo? Latte di fico, vaniglia e legno di cedro. Ah, ok. Infatti sfegato qualcosa lo sentivo. Questa è cola? Questa è cola. Ah sì, qua si sente tanto, ma forse lo avevi spruzzato e lo sentivo ancora. Era lui che sentivo nell'aria. Sì. Si sente tantissimo, è bello che si sente non solo la cola, ragazzi, ma il frizzante della cola. Sì. Diciamo sapete che... quella sensazione quando avvicinate il bicchiere che ci sono le bollicine? Sentite proprio l'aroma, ma frizzante, si sente tantissimo. Sì. Che strano. Altre note qua che sono, eccole qua. Sparkling cola, cinnamon, quindi cannella e legno di cedro. Che dà la persistenza alla fragranza. Poi qua abbiamo un altro capitolo della nostra storia d'amore. La parte un pochettino più divertente. Sognatrice? Sì. Cos'è? Princess questa? Princess. Okay. Bella princess moderna. I don't need a prince by my side to be a princess. Ok. Ok. Prego. Vediamo. Qui in realtà quello che abbiamo è una princess che ha marshmallow. Ok, ecco ma, qua. Esatto, marshmallow. Ginger. Ma non, se uno pensa a marshmallow pensa a una cosa un po' troppo zuccherosa. In infatti realtà, non lo sento questa nota. Se no a me non piacerebbe, ma voi lo sapete che io non amo i gusti troppo legati a cose che si mangiano prettamente, tipo che so il cioccolato, non sono proprio il mio genere. Qua però non lo sento tanto il marshmallow, no. Sento di più ginger, la punta iniziale del ginger l'ho sentita tanto. E poi il green tea. E anche tea, il fresco del green tea, sì. Che probabilmente diciamo arrotonda maggiormente, sì, questa nota più dolce. E l'ultimo capitolo, ma non ultimo, è kissing, che non so se lo sai, se lo sapete, ma baciarsi fa consumare 6.4 calorie al minuto. Ok. E quindi questa è una proposta di fare allenamento assieme. Certo. Quindi anche qui siamo sempre nell'ambito del gourmand, siamo sempre nell'ambito di provare delle fragranze. Questa forse è la più dolce che abbiamo, quindi magari non è proprio nel tuo genere, però comunque è una fragranza molto molto interessante perché interpreta le caramelle. Mi piace perché io sento all'inizio sento fortissimo un fiore, so che c'è il fiore. È lili. Lo sapevo. È lili. Io adoro i floreali, sono i miei profumi preferiti, quindi mi piace molto perché in apertura si sente... Ah, eccolo, eccolo qua, Lily of the Valley, Hot Milk e Sugar Candy. Sì, è un floreale con, alla fine lo sentite il dolce, ma c'è proprio il floreale che si sente tanto e a me piace moltissimo. Forse quello che piace di più, vedi? Vedi? Sì, sì, questo è molto molto buono. Mi piacciono tutti, devo dire la verità, sono profumi molto particolari, escono anche un po' dagli standard soliti, molto particolari, ecco. Poi ovviamente il profumo va provato, va indossato, va vissuto un po' sulla propria pelle ovviamente, però delle fragranze particolari, un po' inusuali.